Saldi carico e scarico e nuova regolazione del semaforo in via Puccini, nuova rotonda tra viale Matteotti e via dei Pappagalli, semaforo intelligente in via Bolognese. Sono gli interventi del comune di Pistoia su alcuni dei principali nodi della viabilità cittadina. 400 ombrelli colorati costellano il cielo di via Roma a San Marcello Pistoiese. L'idea è stata messa in opera dai commercianti e dal comune della Montagna Pistoiese come iniziativa promozionale. Sono stati oltre 50 i lavori presentati da studenti della provincia di Pistoia all'ottava edizione del concorso letterario intitolato da Ligi Bruni, per oltre 40 anni presidente della Misericordia di Pistoia. Tema scelto per i lavori: le tecnologie, società e futuro. Due le categorie in concorso: il palio borse di studio e contributi per le scuole. Per le medie vincitrice è stata una Ifiri Am dell'Istituto Gabonetto di Monsummano, per le superiori primo posto a Letizia Bellucci del Marchi di Pescia. Se il detto inaugurazione bagnata, inaugurazione fortunata è veritiero, di fortuna ne avrà molta il riqualificato spazio esterno dell'asilo nido Il Faro di Pistoia, un'area verde che l'amministrazione comunale ha recuperato per destinarla ad attività didattiche e creative, con la messa a dimora di oltre 20 piante, tra quelle d'alto fusto e quelle da frutto, con una nuova pergola e le sedute con i tronchi di albero abbattuti nei recenti e necessari tagli. Che Pinocchio sia conosciuto e tradotto in tutto il mondo è fatto noto, ma grazie al nuovo Atlante edito da Treccani e diretto a livello scientifico da Giovanni Capecchi è possibile scoprire, ad esempio, che in Iran, dove i grilli sono sconosciuti, Pinocchio parla con uno scarafaggio, mentre in Etiopia il compagno del gatto non è più la volpe, ma è uno sciacallo. L'Atlante di Pinocchio, dopo la presentazione nei giorni scorsi a Roma, è stato presentato a Pistoia alla sede della Fondazione Caripit. US Pistoiese 1921 in vendita, non il club ma il solo nome che rappresenta gli arancioni ormai dal 2009, lo ha annunciato il commercialista pistoiese Lorenzo Paci, curatore della liquidazione giudiziale del club arancione, che ha spiegato i dettagli relativi al bando sulla vendita dei diritti della denominazione. Eventuali interessati possono formulare offerte fino alla 10 di giugno, giorno ultimo per l'assegnazione del diritto della denominazione in US Pistoiese 1921. Extra Pistoia cambia identità. La società, con una conferenza stampa indetta nel pomeriggio di venerdì, ha delineato i dettagli del nuovo corso targato Ron Rowan. La prima notizia bomba è l'ufficialità dell'addio a Nicola Brienza, il coach dell'anno della Serie A e condottiero degli ultimi 3 anni dei successi biancorossi. A Dima anche conferme, al suo posto rimarrà Ettore Saracca come direttore generale del club, con Massimo Capecchi, retrocesso per così dire nel ruolo di vicepresidente. Poco sotto continuerà il suo corso Marco Sambugaro, nonostante i tanti rumors che lo vedevano fuori dal progetto 2024-2025 per le stesse ragioni del suo compagno di imprese Nicola Brienza.